di servizi per i pazienti e numerose carenze strutturali da evidenziare, secondo i parlamentari leghisti della Puglia, che hanno iniziato da Monopoli un tour negli ospedali pugliesi per verificare le condizioni delle varie strutture. Abbiamo ascoltato tanti, ci stiamo organizzando, stiamo prevedendo, stiamo per fare. Il punto che sicuramente noi apprezziamo la buona volontà di chi dirige questa struttura, però è tardi, perché se il 26 luglio di fronte ad una popolazione, di fronte ad un'utenza che è quella dell'intera costa adriatica che va da Bari a Brindisi con ospedali dell'entroterra come Putignano, come Fasano, come altri che sono chiusi, quindi tutti vengono qui, bisogna dare delle risposte immediate. Abbiamo visto che ci sono dei cantieri per allargare un pronto soccorso che è incredibilmente inopportuno, inadeguato, insufficiente. Una responsabilità politica di Michele Emiliano per i leghisti, oltre a quella penale dei soggetti coinvolti nell'inchiesta che pochi giorni fa ha visto finire in manette 13 tra dirigenti medici e dipendenti del San Giacomo. La Regione Puglia, l'assessore alla sanità e il presidente Emiliano avrebbe dovuto innanzitutto evitare di arrivare a questo punto. I nuclei ispettivi, chi aveva il dovere della vigilanza, non avrebbe dovuto consentire tutto questo, perché ricordiamo la denuncia è partita da un cittadino. A tutto questo poi si assommano tanti fattori, tante mancanze, tante prestazioni. Di sicuro la buona volontà di qualche singolo c'è qui. Noi non vogliamo criminalizzare nessuno, la responsabilità penale e personale io mi auguro che la magistratura faccia al più presto il proprio lavoro, però qui ci sono delle responsabilità politiche, non ci si può improvvisare, non si può lasciare allo sbando, ad esempio per una visita cardiologica, personalmente l'ho chiesto, ci vogliono minimo 6 mesi. E assolutamente così non va. Noi pensiamo ad una sanità diversa, stiamo facendo questo giro degli ospedali insieme agli altri colleghi parlamentari proprio per capire cosa fare una volta che ci saremo noi al loro posto, perché state pur certi perché con la sanità in queste condizioni veramente soltanto un masochista potrebbe riconfermare la propria fiducia a chi ha fatto l'assessore alla sanità oltre il presidente della Regione Puglia per 4 anni e ha un nome e un cognome, si chiama Michele Emiliano.